questo nuovo video. Oggi, dopo le vacanze, dopo gli sgarri, dopo tutto quello che ci ha fatto ingrassare e prendere qualche chiletto di troppo, ma va bene così perché ce la siamo goduta, finalmente torniamo alle abitudini sane, ci rimettiamo un po' in forma, perché alla fine poi è molto semplice rimettersi in forma se sai come farlo, nel senso che ci sono dei piccoli accorgimenti che magari vi possono sfuggire nell'arco della giornata, perché magari si fa una vita frenetica. Voi che me lo richiedete sempre sempre in tante: Carlita, come fai ad accelerare il metabolismo? Come fai ad avere un metabolismo veloce che ti permette anche di concederti delle cose buone, molto caloriche, senza ingrassare o comunque restando in forma? E quindi oggi 10 trucchetti, 10 segreti, 10 consigli per stare in forma e rimettervi in forma, soprattutto per mantenere la linea tutto l'anno, anche concedendovi qualche piccolo peccato di gola che fa tanto bene, soprattutto alla mente. Il primo consiglio low cost, veramente veramente super economico per accelerare il metabolismo, è una cosa veloce che potete fare e dovete fare ogni giorno, è bere appena vi svegliate un bicchiere di acqua e limone. Se è inverno, se non fa troppo caldo, insomma, se è un po' calda l'acqua ancora meglio. Ci spremete qualche goccia di succo di limone, un mezzo limone più o meno, e lo bevete. Questo è un rimedio fondamentale, ragazzi, io lo faccio sempre ogni mattina, soprattutto se la sera prima ho mangiato troppo e quindi mi sento appesantita. Mi aiuta a digerire, mi purifica l'organismo, mi facilita la evacuazione del corpo, insomma mi fa andare in bagno, e veramente ci sono proprio dei dati scientifici che accelera il metabolismo, oltre a tante proprietà, perché comunque il limone fa benissimo, purifica anche la pelle, tutto, però veramente accelera il metabolismo, quindi fatelo ogni giorno. Il secondo consiglio che voglio darvi: io mi trovo benissimo, ecco, queste sono le cose che, con cui io mi trovo bene, le cose che io faccio, perché voi vi avete chiesto io cosa faccio, non faccio nulla di particolare, però faccio tutto e niente, però questa cosa mi rendo conto che mi ha aiutato tantissimo, ovvero concentrare tutti i miei sgarri in un unico giorno della settimana. Cioè, piuttosto che dire io ok, oggi vabbè mi mangio una piccola porzione di patatine fritte, magari domani vabbè cosa sarà mai questo cornettino a colazione, il giorno dopo un cucchiaio di Nutella, il giorno dopo ancora un piccolo dolcino, e quindi alla fine è sgarrato tutti i giorni. Piuttosto che fare così, io cerco di mangiare sano e bene, ma veramente bene, durante tutta la settimana. Se mi viene voglia di mangiare una cosa, uno sgarro, qualcosa di buono, penso nella mia mente automaticamente ok, lo mangerò ad esempio domenica, penso sabato, domenica, insomma anche martedì, perché qualsiasi giorno io preferisco tipo domenica, ok lo mangio domenica, ho voglia di quella pezzo di cioccolata, ok domenica, oh che buono, mangerei proprio un bel gelato, nocciola e pistacchio, ok allora sai cosa faccio domenica, vado a mangiarmi il gelato. E quindi poi alla fine in questo modo io canalizzo tutti i miei desideri, i miei sgarri in quel giorno, e in questo modo io so che lo farò, non me ne privo, so che lo farò, però adesso invece devo mangiare bene, devo mangiare sano. Quando poi arriva quel giorno, io in quel giorno magari non avrò neanche più voglia di tutti quei sgarri, quindi magari ne farò 3-4 invece che 15, che tutti i giorni si pensa a sgarrare. Praticamente ho sgarrato un unico giorno piuttosto che durante tutta la settimana, quindi io mi trovo benissimo così. Penso che quel 10-15% di sgarro che tu fai, se mangi per l'80-90% sano, il mio corpo non ne risente per niente. Un terzo segreto, questo è quello che vi fa accelerare in assoluto il metabolismo, è una cosa che davvero mi ha cambiato la vita, e da quando le prendo, ragazze, il mio metabolismo è diventato un fulmine, vi giuro. Le Fit Caps di Natural Mojo. Come sapete, io utilizzo tutti i prodotti Natural Mojo che sono completamente naturali, e veramente molti sono anche senza glutine, senza lattosio, quasi tutti vegani, perché spesso me lo chiedete anche nei commenti. Mi trovo da Dio, in particolare queste capsule, sono capsule create con ingredienti naturali che praticamente servono proprio per accelerare il metabolismo, bruciare più grassi in modo naturale, perché non contengono nulla di chimico,
non sono un farmaco, sono semplicemente un insieme di ingredienti naturali come il peperoncino, il tè verde, la garcinia cambogia. Informatevi, questo ingrediente, garcinia cambogia, serve proprio per bruciare grassi, accelerare il metabolismo, aiutano anche a perdere peso, è solo una cosa fenomenale. Poi oltre a queste ci sono anche le diet caps, sempre di Natural Mojo, e voi mi avete chiesto questa cosa, dato che me l'avete chiesto veramente in tante, soprattutto su Instagram, la differenza fra le due. Ok, ho detto mi prendo un minuto nel video e lo spiego perché è veramente importante. Le diet caps sono invece delle capsule che tolgono la fame, ed è una figata perché non esisteva praticamente un prodotto naturale, senza schifezze, senza ingredienti chimici, che serve per togliere la fame in modo completamente naturale, cioè ti fanno sentire più sazia. E queste qua contengono un unico ingrediente che è la radice di Kojak e un senso di sazietà. Io le prendo ad esempio una mezz'oretta prima di far colazione o comunque prima di mangiare, e sento che mi sazio prima, cioè ho bisogno di mangiare di meno, quindi mi sento sazia prima, e funzionano veramente alla grande, soprattutto se magari siete nervose e volete mangiare, magari vi volete fare una buffata. Queste veramente servono perché vi danno, vi placano quel senso di fame, di sentire veramente sazie, cioè come se voi aveste mangiato, è veramente una sensazione bellissima. Io mi trovo davvero davvero bene, quindi ve le straconsiglio e potete assumerle anche in contemporanea. E per comprarle vi do il mio codice sconto sul sito Natural Mojo, così risparmiate un bel po' di soldini, ragazze. Con il mio codice CarlitaDolce20, se lo inserite al momento dell'ordine sul sito Natural Mojo, avete il 20% di sconto, quindi risparmiate un bel po'. È bene che voi capiate la differenza, perché queste qua, le Fit Caps, ad esempio io mi trovo bene a prenderla un'oretta prima di allenarmi, ne prendo 3. Vado ogni giorno ad allenarmi, quindi ne prendo 3 un'oretta prima di allenarmi, e mi servono a bruciare più grassi durante l'allenamento. Elimino i grassi, quindi soprattutto se dovete perdere peso sono veramente veramente utili in modo naturale, vi durano una vita, uno scatolino dove ce ne sono davvero tante, quindi io vi consiglio di provarle. E, oppure nei giorni in cui non mi alleno, queste qua anche sono utili, ad esempio la domenica, il sabato, a proposito degli sgarri, quando magari vado fuori, vado a cena o comunque mi faccio una bella mangiata, c'è una festa, una cosa, perché poi io non rinuncio a niente, mi prendo 3 di queste durante questo mega pasto e mi aiuta ad assimilare meno calorie, quindi automaticamente sul mio corpo non ci saranno gli effetti, non si vedranno i danni di quella buffata, comunque di quella festa, di quello sgarro. È veramente, le adoro, quindi sono un must e ve le straconsiglio. Queste però, le diet caps, sono veramente anche utili, soprattutto se come me siete delle affamate croniche, non vi saziate mai, queste veramente vi aiutano, basta che ne prendete solo una un po' prima di pranzare, di cenare, un po' prima di colazione, e automaticamente vi saziate prima, è solo una figata. Poi il fatto che contengono solo questa radice di Kojak, che è un ingrediente naturale, e funzionano benissimo, questa dimostrazione che i prodotti naturali funzionano e il nostro corpo non ha bisogno di ingredienti chimici, quindi queste qua sono veramente utili, io ve le straconsiglio. Ovviamente se fate l'ordine sul sito io vi consiglio anche di prendere qualche prodotto fit, che sono i miei prodotti preferiti, approfitto per dirvi quali io preferisco come gusti e sono veramente buoni, li ho provati tutti, quelli più buoni: Fit Chocolate, Fit Cappuccino, Fit Coco e Fit Banana. Questi sono veramente buonissimi e basta aggiungerci un po' d'acqua per creare delle creme, delle merende e colazioni buone e sane, che vi saziano e fanno stare in forma, quindi ve li straconsiglio. Oltre a questi due, che sono secondo me i due prodotti must di Natural Mojo, che consiglio a tutte le ragazze e le donne che vogliono stare in forma, perdere qualche chiletto di troppo e avere un bel fisico snello e sodo. Quindi vi ricordo il mio codice sconto CarlitaDolce20 sul sito naturalmojo.it, e nel box info vi metto tutti i link ai miei prodotti preferiti di Natural Mojo. So che sarà una cosa gradita perché in tante me lo chiedete i miei prodotti preferiti, quindi ve lo faccio con piacere, guardate nel box info. Il quarto trucchetto che voglio darvi: avere una vita attiva. Come sapete io faccio palestra, vado in palestra, mi alleno. Non dovete fare per forza palestra, l'importante che voi avete una vita attiva. Ciò cosa significa? Anche se lavorate tutti i giorni, tutti lavorano, tutti hanno 3000 impegni, però ragazze, concedetevi un'ora, anche mezz'ora, per fare sport, per fare anche una passeggiata, qualsiasi cosa che vi fa tenere in forma. Chiudetevi nella vostra stanza
con la musica alzata e fatevi un workout casalingo. Io ho fatto anche tanti video e ce ne sono tantissimi, anche Tabata, Kyla, tanti tanti workout, ragazze, sono veramente veramente, vi fate una serie di addominali, vi comprate una cyclette, adesso che insomma fuori magari può essere cattivo tempo, una qualsiasi cosa, ragazze. Ma lo sport non serve soltanto per smaltire quello che hai mangiato, ma serve per mantenere accelerato il metabolismo. Chi fa ogni giorno una costante attività sportiva ha il metabolismo più veloce, cioè si può permettere anche di sgarrare perché il tuo metabolismo è più veloce e brucia più facilmente. Il quinto trucchetto, ragazze, è veramente un rimedio, diciamo così, della nonna, molto molto antico, ovvero bere una tazza di tè verde al giorno. Il tè verde è un ingrediente naturale che brucia i grassi, aumenta il metabolismo e favorisce il dimagrimento, ma oltre a tutto questo fa davvero bene, anche un ingrediente antitumorale, fa bene alla pelle, fa bene a tutto. Quindi io vi consiglio, è un gesto di 5 minuti prepararvi un tè e berlo. Il tè verde è fenomenale. Tutti i prodotti migliori che esistono in commercio, dimagranti o comunque antitumorali, antinfiammatori, che mantengono giovani, sono a base di tè verde. Quindi fate un gesto d'amore verso voi stessi e ogni giorno, quando volete voi, a qualsiasi orario, una tazza di tè verde. Un altro consiglio che posso darvi, questa è una cosa che tante ragazze fanno perché pensano che faccia bene, invece è sbagliata. La sera, dopo cena, se magari avete ancora fame, molto spesso alcune persone tendono a mangiare della frutta per saziarsi. Morino dopo cena dice: vabbè, allora sai che faccio? Mi mangio un frutto, che poi magari non è uno, diventano due, poi diventano tre. E hai mangiato un introito di carboidrati, di zuccheri, perché poi la frutta è ricca proprio di zuccheri, di fruttosio, che praticamente non ti serve a nulla, perché devi andare a dormire. Tutti quegli zuccheri praticamente si poseranno sul tuo corpo a formare degli accumuli di grasso. Quindi praticamente la frutta non va mangiata assolutamente la sera, soprattutto dopo cena, soprattutto se dovete andare a dormire, perché non la smaltite ed è un introito di carboidrati che non vi serve. La frutta ad esempio va mangiata la mattina, perché la mattina voi mangiate frutta che vi deve dare energia, perché poi dovete andare a scuola, perché poi dovete andare ad allenarvi, dovete uscire, andare al lavoro, fare le vostre cose, stare in casa a fare le faccende domestiche, qualsiasi cosa. La mattina la frutta è utile, può servire, fa bene, perché poi fa bene la frutta, ma la sera, soprattutto dopo cena, no. Piuttosto, se avete ancora fame, vi consiglio uno, ad esempio uno yogurt greco, oppure qualcosa comunque a base di proteine, ma soprattutto le diet cups che vi ho consigliato prima. Ecco, quella è una cosa che potete fare proprio prima di cenare, prendete una diet cups e vedrete che dopo cena sarete sazie e non avrete la necessità di andare a spiluccare la frutta, i dolci e le cose che poi vi fanno ingrassare. Una cosa che a me ha fatto aumentare davvero tantissimo il metabolismo, ed è una cosa che anche in tante ragazze sbagliano, soprattutto quelle che vanno a scuola, hanno una vita un po' frenetica, saltano la colazione. È una cosa sbagliata, perché comunque fare digiuno la mattina comunque non va bene, soprattutto se avete una vita attiva, il vostro metabolismo si rallenta. La colazione abbondante, sin dalla mattina il vostro metabolismo si sveglia, si attiva, perché voi state dando del cibo ed è veloce tutta la giornata. Quindi importante una colazione ovviamente abbondante, però sana, che abbia anche le proteine, cosa importante. Non mangiate solo la brioche, non mangiate solo il pan carré con la marmellata, con la frutta, manca, ci vuole la dose di proteine, perché le proteine vi accelerano il metabolismo, vi danno sazietà, vi mantengono il vostro corpo tonico. Magari fate una bella ricettina di quelle che io vi mostro sempre sul mio secondo canale YouTube, Carlita & Nancy, dove vi do tante idee di colazioni e merende sane molto molto buone, che veramente sono una cosa fenomenale e fondamentale per stare in forma. Un altro trucchetto che posso darvi, questo ha due funzioni: sia vi accelera il metabolismo, sia vi aiuta a mantenere la pancia piatta e sgonfia. Ovvero quale, ragazze? Mangiare poco e spesso. Questo perché?
quando voi magari mangiate molto e vi abbuffate, tenderete a notare che la vostra pancia, ad esempio, si gonfia. È vero che poi col gonfiore va via, però un po' comunque rimane, poi anche antiestetico. Invece se voi mangiate poco e spesso, il vostro corpo è sempre attivo, il vostro metabolismo è sempre attivo, ed è quello il segreto per avere un metabolismo veloce. Non fare mai delle diete drastiche, non fare mai dei digiuni, perché paradossalmente meno mangiate, più il vostro metabolismo si rallenta e non dimagrite. Quindi voi dovete mangiare, mangiare bene spesso, però mangiare bene, cosa importante, quindi senza tutte quelle merendine, quei biscotti, quelle cose industriali che vi fanno male. Mangiare a casa vostra le cose che vi prepara la vostra mamma, che sono buone e genuine, beate voi, me le devo preparare da sola. Altro consiglio che voglio darvi, ragazzi, è quello più semplice, davvero immediato, però in tante mi rendo conto che non lo fanno, ed è una cosa importantissima: bere, bere, bere tanto, perché l'acqua è proprio un ingrediente che vi sazia. A volte voi non vi rendete conto, sentite che avete fame, ma più che fame magari avete anche sete. Se voi provate questa cosa, quando avete fame, avete proprio una fame da lupo, provate a bere acqua, ovviamente non fredda, non ghiacciata, perché soprattutto quando avete lo stomaco vuoto e avete fame, se bevete acqua ghiacciata vi viene mal di stomaco, a me succede sempre. Quindi bevete acqua a temperatura ambiente o comunque fresca e bevete uno o due bicchieri d'acqua. Vedete se la fame subito diminuisce. Ok, sicuramente dovete mangiare, perché magari non mangiate da 4-5 ore, quindi avete fame, ok, dovete mangiare, però vedete come quel senso di fame, affamata, stomaco vuoto un po' si placa. Quindi fate sempre questa cosa, io lo faccio sempre prima di colazione, di pranzo, di sedermi a tavola, della merenda. Quando avverto quel senso di fame, io bevo due bicchieri di acqua a temperatura ambiente o comunque fresca e subito mi sento placata, nel senso che prima di iniziare mangio con meno ferocia, insomma, in modo più tranquillo, quindi cosa importantissima. Quindi questo è tutto, ragazzi, questi erano i miei semplici consigli antifame per comunque rimettervi in forma. Voglio farvi un altro video proprio per darvi dei consigli ancora più specifici su come magari dimagrire, rimetterci in forma, come faccio io, perché io il mio stile di vita, sapete, è tutto fit, comunque io cerco di stare in forma e comunque ci riesco abbastanza bene, però in modo molto semplice, senza stressarmi la vita, perché poi la vostra vita deve essere vivere, quindi avere vita sociale, lavorare, avere l'energia per studiare, per fare tutto, non deve essere uno stress per voi il cibo. Vorrei condividere con voi l'amore per il cibo e quindi il piacere di prendersi cura di sé, di volersi bene, anche magari facendo sport e preparandosi le proprie cose, le proprie merende, eccetera. Quindi lasciatemi nei commenti se avete delle richieste, magari posso farvi un video in cui vi rispondo a tutti i vostri dubbi, a tutte le vostre domande. Se volete qualche video in particolare, di chiedere, chiedetemelo nei commenti. Cercatemi anche come Carlita e Nancy su YouTube, che abbiamo il nostro secondo canale dove facciamo tante ricettine fit, sane e leggere. E vi ricordo il mio codice sconto CarlitaDolce20 su naturalmojo.it. Io vi mando un bacio grande, lasciatemi un like al video, vi voglio tanto 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 bene. Ciao.